la cultura in senso generale, ma anche la cultura specifica di certi campi. Per esempio lo stress, è stato definito lo stress in modo talmente vago come se lo stress fosse un qualche cosa che ha bisogno di una definizione scientifica che naturalmente esiste da molti anni ed è condivisa da tutti gli operatori che si occupano di queste cose, ma che per il governo italiano non ha nessun senso, è una parola così generale. Allora, detto questo, e quindi dopo questa delusione, è venuto in noi il tentativo di cercare di capire meglio i processi di mediazione. E da questo sono venuti fuori due libri che saranno solo su due esposti lì. Un primo libro, che è questo, e che è La mediazione, aspetti giuridici e sociali. Spiega più o meno tutte le mediazioni che vengono o che è possibile in qualche modo operare nel nostro campo. Naturalmente è possibile operare per quelli che si studiano il libro, non per quelli che veramente fanno le cose, per quelli che fanno le cose non c'hanno un cacchio da fare. Allora, detto questo, se qualcuno ha da fare veramente delle mediazioni, e c'era il fatto di capire come si facevano queste mediazioni. E allora è venuto fuori un secondo libro, questo qui, che non vi leggo, almeno io non ci vedo, quindi faccio leggere a Ceci, è nel il sommario che dice. Parla di mediazione di personalità, gestione del conflitto, analisi interpersonale, mediazione, aggressività, comportamento e tecniche di manipolazione mentale, la PNL, le strategie, lo stress, l'analisi transazionale, responsabilità sanitaria e mediazione, la negoziazione, poi la pacificazione, la mediazione civile e commerciale e la mediazione civile e poi uno sguardo all'Europa. Ecco, ci sono varie posizioni di nostri collaboratori e amici che si sono occupati dei fenomeni, dandone una sintesi più che accettabile per delle persone con una preparazione giuridica che vogliono in qualche modo sapere di che cosa si tratta quando si parla di un processo di mediazione. Ora, mancava naturalmente un terzo libro che se il tempo fosse per un uomo prima o poi avrei fatto, però l'ha fatto nei sati benissimo, ed è un libro sul conflitto che naturalmente dice mediazione di che è un conflitto ovvio. E allora a questo punto vorrei sollecitarvi a pensare al vostro primo conflitto. Voi siete nati a un certo punto, no? Ciascuno di voi è nato un giorno specifico. Io sono nato il 10 maggio, ve lo dico. Qualcuno di voi sarà nato il 14 giugno o il 7 aprile, o comunque. In ogni caso siete nati. Ecco, quando siete nati, vi siete trovati o no di fronte a un conflitto? Sì o no? Non necessariamente, sì, no, vedo di. Rispondetemi voi, almeno uno di voi, tanto nessuno viene bocciato. Io posso pensare al mio primo conflitto, ma non quando sono nata, sinceramente. Qual è il successo? Con mio padre. Con suo padre? Quando ero adolescente. La guerra mondiale. Allora, qualcun altro ha già un conflitto precedente? Sono da 7 mesi, quindi insomma, fin dall'inizio. C'era un conflitto. A 7 mesi lei ha cominciato subito a dire non ci sono. E quando mi pare a me. No, ho visto anche proprio io. Va bene. E poi qualcuno invece ha un conflitto più generale. Vedete che nessuno di voi è in grado di pensare.
pensare a quello che è la cosa più semplice di tutti. Che cosa fa il bambino appena nasce? Piange. Piange perché il poveraccio respira, è il suo unico modo di respirare. Poi si ferma un attimo perché lo tranquillizza un poco e si ferma fino a un certo punto che poi ricomincia a piangere. Perché che vuole la seconda volta? Lui dice, magna, c'ha ragione. Vuole magna. Allora pure io vorrei magna, ma non vedendo da mangiare. Perché quello è il conflitto, col cibo. Allora, dov'è il conflitto? Il conflitto generazionale, chiamiamolo così, un conflitto generico, un conflitto generale. Un conflitto di cui non si dispone in nessun modo, fa sì che questo bambino si voglia mangiare la mamma, perché solo la mamma conosce, non è che perché purtroppo i figli li fanno la mamma, non li fanno gli uomini, se adesso fatti gli uomini si dovrebbero mangiare il padre, ma visto che c'è la mamma dovrebbero mangiare la mamma. E la mamma però, che è stata preparata attraverso l'educazione, attraverso varie altre cose, non è che gli dice no vaffanculo, che questo che dovrebbe dire, no? L'ho appena fatto, ma magna dei Mellin, no? E gli dice va bene, e gli dà da mangiare, va bene, ci siamo? Quindi c'è un primo conflitto che potrebbe essere un conflitto qualora la madre gli dicesse a quel paese. Grazie a Dio, io ho trovato solo una femminista grave, che non voleva partorire perché dice che lei non poteva partorire perché era una questione che riguardava anche i maschi. E quindi l'hanno dovuta menare, l'hanno addobbare pienamente e allora dopo finalmente ha partorito. Ma dubito, non so cosa è successo dopo. Così, adesso ci sono anche delle situazioni in cui la madre non si offre a questo banchetto sacrificale. Però esistono le situazioni alternative che vengono date dai medici e dalle cose, e quindi sto ragazzino comunque cresce lo stesso anche senza il corpo della madre che si magna, va bene? Allora il problema vero è che la madre non percepisce questo fatto come se fosse un conflitto. Cioè non percepisce che il bambino appena arrivato se la può mangiare. Se la può mangiare sul serio, mica per scherzo. Naturalmente fa quello che può a quell'età. Ma non lo percepisce, quindi sta buona zitta, si piega a quello che è il desiderio del bambino. Fino a che però non incontra uno strano, bieco individuo, che si chiama pediatra. Il quale pediatra è un animale che non viene conto un cacchio di quello che pensa la madre, quello che pensa il bambino, di cosa vogliono, di qual è lo scopo del mondo, non ne vedono niente. E allora addestra la madre a impedire di essere mangiata. E quindi la povera madre è costretta a far capire al bambino attraverso una menzogna, attenzione, una menzogna grave, grande come una casa, che questo bambino ha un futuro davanti a sé, un futuro bellissimo, il futuro del guerriero, cioè prima deve ammazzare quello che incontra e poi se lo mangia, è chiaro? Perché non si può mangiare uno vivo, lo devi far fuori. Ci siamo o no? Non pensare che questo venga, invece avviene, perché quando la madre comincia a togliere al bambino il latte e lo sostituisce con il nipiolo, eccetera, adesso c'è il nipiolo, ma prima cosa pensate che dava? Prima, quando c'era il famoso Homo sapiens, sapete l'Homo sapiens, no? Cosa pensate che dava? Una bistecca, quello che poteva avere, e quello che poteva avere lo trovava perché qualcuno ammazzava qualcun altro per lei. Comunque c'era sempre la morte in mezzo. Quindi attenzione che il bambino da un certo momento in poi della sua vita impara, supplica.
che esiste una cosa che si chiama conflitto, cioè il fatto che io provo in maniera uno e che quello giustamente si rifiuta. E allora lo devo far fuori, lo devo ammazzare, perché soltanto così me lo posso mangiare. D'altro canto, non è che io ho fatto gli uomini sono fatti da soli e sono, come si chiamano, onnivori. Cioè si mangiano tutto quello che c'è. Non risparmiano niente, sono come le termiti, come le cavallette. Allora, detto questo, sappiate che poi il bambino, come ci ha detto prima la nostra Liuba, attraverso i neuroni specchio, tutte queste cazzate, sono tutte cazzate, perché i neuroni, io probabilmente ci vuole avere uno specchio per vedere cosa, ma attraverso questi neuroni specchio, questo cacchio del bambino ci mette almeno 2 anni per arrivare ad avere una prima identificazione. Diciamo 3. A 3 anni il bambino sa di esserci, è nato, è lui, va bene? E come tale, se fino a quel momento ha fatto le cose che la madre gli ha detto di fare, e sono tante le cose che ha fatto, beh, a questo punto comincia anche a ritenere che lui può muoversi, può entrare in questo rapporto. Cioè, è vero che la madre gli dà degli ordini che lui non può rifiutare, però è anche vero che lui può entrare in questo meccanismo e riempire la madre di cazzate, va bene? E più fa questo, meglio è, più la mamma è contenta, perché la mamma vuole che il figlio la riempia di cazzate, gli va a dire i bacetti, gli dica che è bella, che è brava, che è buona, mentre invece il figlio sperimenta tutti i giorni che quella è una torturatrice nascosta, che ne fa di tutti i colori. Quindi il bambino impara a mentire, perché mentendo si mantiene più tranquillo. Cioè dice, ma io che devo fare? Quello mi dice che quando mi danno la cioccolata devo dire grazie, ma a me per dire grazie non me ne frega niente, perché devo dire grazie? E allora dirà grazie giusto perché la madre non lo strilli. Però di fatto non gliene fotte niente, assolutamente niente, e anzi, da quel momento va cercando la propria libertà, ovvero sia qualcuno che gli dia la cioccolata e che lui lo mandi a quel paese, non gli dica grazie, va bene? E questo è purtroppo quello che si verifica. Quindi ciascuno di voi è passato per questo sentiero spaventoso. Io non so se vi siete incaponiti sulla questione del grazie, però c'è stato sicuramente qualche cosa su cui vi siete incaponiti. Voi non siete i figli di vostra madre, siete quei figli che vostra madre ha fatto prendendovi in giro e facendogli capire che il mondo è fatto di 2 realtà. Una che è quella che dovete fare vedere, e l'altra che è quella vostra interna. Allora, se voi siete proprio intelligenti, razionali, capaci, riuscite a non entrare in crisi, però la maggior parte entra in crisi. La maggior parte di voi, quando stanno intorno agli 8-10 anni, cioè quando hanno completato quello che è la seconda identificazione e si identificano finalmente con un uomo, voi sapete che il bambino a 9 anni, che non è più un bambino, naturalmente un ragazzino, a 9 anni, meglio ancora se femmina, comunque tra i 9 e i 10 anni diventa uomo, cioè voi lo potete tranquillamente buttare con un paracadute in mezzo al Mato Grosso e quello diviene Tarzan, capito? Non c'è bisogno di nessuno, c'è bisogno solo di qualcuno che gli vuole bene, se lo trova, se no se ne fotte, va avanti da solo. Perché il bambino a quel punto è completo, deve solo avere l'esperienza, la crescita,
quella che abbiamo definito prima la cultura. Ecco, la cultura si comincia a formare falsa, perché quella che insegna la scuola è una cazzata, non è vero che cultura non c'entra niente con la cultura, ma comunque si comincia a formare quando il bambino poveretto l'hanno preso, tolto dalla famiglia, infilato dentro la scuola, chiuso dentro un banco e dice adesso ci chiamo la cultura, gli danno un cazzo, scusate la parola, gli danno la loro cultura, che è una cultura molto semplice. Ci sono tre persone che comandano su tutti, che mangiano su tutti e guadagnano su tutti, e le altre devono accettare. Devono accettare, non possono fare niente. È chiaro? Tutta la società è basata solo su questo punto. Quindi, volete fare la rivoluzione? Fatela se volete. Tanto sappiamo come va a finire. Quindi, sappiate che vi raccontiamo un sacco di cazzate. Voi lo potete prendere, l'importante è che ce lo riportate a noi, ci fate capire che abbiamo fatto un grande lavoro, una grande cosa. Voi sapete, adesso ci avete un diploma, siete diventati, vi mandiamo all'università addirittura a prendere una laurea, vi mandiamo addirittura a diventare ricercatori, a diventare professori di università. Basta che non dite la verità. Non dite la verità e siamo pace. Va bene? Allora, tutto questo naturalmente fa sì che qualcuno non ci sia, non è che sono tutti che ci stanno, solo che anche questi poveracci che non ci stanno non sanno come fare per trovare un sistema di cosa dire, voglio dire, un sistema di libertà, autonomia. Allora, il conflitto e la mediazione. È ovvio che appena l'uomo ragiona un poco si rende conto che c'è questo conflitto, che ci sono 50.000 conflitti, a cominciare con il portiere che quando scende non lo saluta o altre cose del genere. Quindi, che fa questo conflitto? Adesso, prima di venire da voi, mi hanno telefonato per dirmi che c'è un poveraccio il quale intende farsi ridare i soldi alla moglie perché la moglie l'ha ricoverato per un fatto psichiatrico, come si fa oggi con i cosiddetti servizi psichiatrici di diagnosi e cura, che non sono né di diagnosi né di cura. Ecco. E comunque l'ha ricoverato sto poveraccio in un servizio psichiatrico e dopodiché gli ha fregato tutti i soldi. Ma questo ragiona un po' perché a furia dei farmaci qualche cosa ragiona e se vuole fare dare i soldi alla moglie, quindi c'è un bel conflitto tra lui e la moglie gli ha disgraziato, come t'ho sposato, abbiamo fatto 40 anni di matrimonio, poi devo cominciare dai numeri, ti mando in ospedale e vuoi pure i soldi. Anzi, ma eri da tu, no? Naturalmente. E comincia il conflitto. Allora, ognuno dei due va agli avvocati e gli avvocati partono come carro armatico per fare il conflitto. Esiste una possibilità di mediazione? Allora, io vi faccio un'altra domanda e dopo concludiamo, perché sennò possiamo parlare fino a domani. Avete mai, ecco, voi siete qui, io mi riferisco alla vostra età attuale, e vi domando se mai avete visto sul piano politico una mediazione fatta, che ne so, fra due con persone che si contendono qualcosa, persone, stati che si contendono qualcosa sul piano appunto politico. Allora, avete visto situazioni di mediazione? Qualcuno di voi? Guarda, non avete visto, grazie a Dio, perché non ci sono state almeno dalla seconda. Però ci sono state sul campo internazionale, no? Una guerra, ditemi una guerra che avete, di cui avete sentito parlare. Anche la situazione in Jugoslavia, l'ex Jugoslavia è stata una guerra, certo.
l'Italia ci ha partecipato e come, no? Allora, quella della Jugoslavia è una guerra molto bella, bella Dio, si fa per dire, ma una guerra in cui se tu eri andato in Jugoslavia l'anno prima, avevi trovato un paese, sì, con qualche contraddizione, con qualche problema, ma che insomma tutto sommato era un paese normale. E l'anno dopo si ammazzano come lupi, quelli che stanno da una parte e dall'altra dello stesso pianerotto, capito? Quindi la cosa importante della guerra in Jugoslavia è stata che in quel terreno abbiamo rivisto tornare le posizioni, cioè tu sei nato musulmano, quindi non puoi essere amico mio, io lo ammazzo, è chiaro? E per dire musulmano soltanto uno, ma ce ne sono state tantissime queste. E allora, ecco, questa l'avete vista, com'è finita? La risoluzione verso l'Islam, la risoluzione verso l'Islam, la risoluzione di tutti i territori verso l'Islam. E la dissoluzione ancora, no? Perché era dissoluta quando combattevano. Non è che erano amicizie, combattevano l'uno contro l'altro. A un certo punto non hanno combattuto più perché, questo è il punto. Perché hanno mediato, secondo lui. C'è stata una mediazione. A un certo punto hanno fatto pure un tribunale, no? Che hanno pure arrestato quelli che erano i capi di questo movimento, e li hanno messi in prigione. Chi? Chi? L'ONU è intervenuto e ha detto basta, ma avete rotto i cosiddetti, siccome me l'avete rotti adesso ci penso io, e quindi ha preso quelli che erano le sue truppe, tra cui anche quelle italiane e quelle di altre, e le ha mandate all'attacco, dove questi hanno scoperto naturalmente lesioni della dignità umana impensabili, impossibili, eppure che ancora negli anni 2000 venivano compiuti in Jugoslavia. E a un certo momento cosa è successo? È successa una cosa banale che succede in tutta la guerra. Hanno vinto, alcuni hanno vinto grazie a Dio quelli che erano più pacifisti, e quindi hanno costruito una Jugoslavia diversa, l'hanno dissolta, hanno creato varie strutture per dare un contentino a uno, un contentino a un altro, e però soprattutto hanno vinto. Allora io mi domando, una mediazione in corso ce l'avete? Ce ne sono almeno due, che cacchio, leggete il giornale, almeno prima di venire qua, almeno leggete il giornale. Allora, una prima mediazione importante. Lo Stato di Israele, secondo voi, che fa? Con gli arabi che fa? Ce l'ha proprio dentro, no? A parte che fa i muri pure lui, ma che fa? Fa la guerra. Allora, se tu lanci una pietra contro un soldato israeliano, io vengo con un camion e ti butto giù la casa. Questa è la mia risposta. Te sta bene? No, allora ci sono quelli che mandano i missili. Un missile contro lo Stato israeliano viene fermato da un altro missile, dopodiché parte l'esercito israeliano e va a distruggere una mezza tonnellata dei poveracci che stanno lì. Va bene? Che strillano, urlano e mandano i sassi. Allora, questa si chiama mediazione. Questa mediazione, voi non lo sapete, ma va avanti da 60 anni. Un giorno io, quando ero studente,
giorno che era apparso in piazza Bologna e vedo dei giornali con grandi titoli e il titolo era guerra. E mi spavento, se dico che c'è una guerra, quindi vado a vedere la guerra, la cosiddetta guerra dei sei giorni, cioè tutti gli stati arabi hanno tentato di fare guerra a Israele. Israele si era mossa con una certa incazzatura e l'aveva distrutto subito. Quindi nel giro di sei giorni si era conquistato tutto il terreno, tutto ciò che Israele ancora oggi c'ha. Allora, da allora questi signori stanno in mediazione. Avete visto una mediazione fortunata? Cioè, qualcuno è riuscito a mediare qualcosa? C'è stato un momento di maggiore capacità ed è stato quando la Casa Bianca di allora, non mi ricordo chi era, comunque fece intervenire sia il presidente israeliano, che era il poveraccio che poi è morto, Perez, e dall'altra parte c'era il buon come si chiamava? Arafat. Allora questi due per un certo periodo riuscirono a fare una strada di pace, cioè un percorso, cioè facciamo così, là andiamo qua, andiamo là, e per un poco fu tranquillo, cioè non ammazzavano nessuno. Ma come è finita? È finita, l'hanno ammazzato loro stessi. Quindi il povero Arafat è morto una morte naturale, comunque era uno che gli piacevano le donne e a una certa età doveva sapere, è meglio lasciar perdere. E quindi l'altro invece hanno sparato proprio, visto che c'era. Allora, ancora oggi siamo sul tavolo. E succede quello che ho appena detto, cioè una pietra è una distruzione. Questo è una delle mediazioni che vedete in televisione tutti i giorni, ma ce n'è un'altra, quella dell'Iran. L'avete visto l'Iran? L'Iran si può fare una bomba atomica, no, ce l'hanno cani e gatti queste bombe atomiche, cosa gliela fa? No. Gli americani non vogliono. E allora Trump si è incazzato e ha detto faccio io. E si ricomincia da capo. Quindi sembrava che l'Iran stesse un pochino meglio. Voi non vi ricordate quello che è successo quando a un certo punto è arrivato Khomeini. Voi sapete che gli americani avevano preso l'Iran e se ne servivano come un gendarme che stava là. C'erano usato, ma sono usato e via. E poi è successo però che la più grande sconfitta dell'intelligence americana fu di non aver capito che c'era un certo Khomeini che andò a Parigi a fare il fuoriuscito e che questo qui invece comandava. Quindi a un certo punto come ha fatto una rivoluzione, lo scià si è nascosto, poi è morto, e tutti i suoi nipoti e figli, e l'Iran è diventata l'unico stato che ha fatto la rivoluzione non per andare avanti, ma per tornare indietro. Quindi ha rimesso la legge coranica, era uno stato avanzato ed è ritornato indietro in tutti i modi, ma comunque ha trovato poi una sua forma e da questa forma piano piano è continuato ad evolvere, cercando di fare mediazione con tutti quelli che stanno intorno,
a un certo punto ha cominciato a farla con Putin, però questa cosa gli americani li fa incazzare ancora di più, per cui non, niente, anche loro la mediazione non se ne parla. E allora, se questo è vero, ditemi che cosa costituisce la mediazione? E dovreste rispondere, se mi rispondete mi fermo qui e non vado oltre. Io la condanno. Allora, c'è una cosa che rende inutili tutti i nostri libri, tutte le nostre cose che sono belle, che abbiamo parlato in tante parole, ma sono parole. La realtà qual è? Qual è la realtà? La legge del più forte. La legge del più forte, bravo. E allora che cosa vuol dire questo? Che il mediatore deve essere il più forte. Se io ho per mediatore un avvocato, non ci faccio un cacchio. Io per mediatore ho bisogno di me stesso, ho la mia forza, e se c'è un sacco di soldi è meglio, perché con i soldi faccio quello che devo fare, è chiaro. Quindi se ho bisogno di ammazzare qualcuno, lo devo far ammazzare. Non è che perché che lo scrivono sui giornali. Cioè, davvero deve morire. E allora, se riesco a farlo morire, evidentemente ottengo il mio scopo. Se no non ottengo un cacchio, ci siamo. Allora, il punto che voi dovete riconoscere e sapere è che per fare la mediazione ci vuole forza, la forza che uno può trovare o perché gliela danno quelli che mediano, no? E non trovano utile dargliela, no? O la esprimono loro stesse, e oppure se non fanno niente. Perché la mediazione può avvenire solo se c'è la forza, cioè se io rischio di ammazzarti e tu non vuoi morire, allora la mediazione la facciamo, ma se no siamo tutti quanti esattamente come la mamma quando ce la mangiamo al primo giorno di nascere, chiaro? Allora, ricordiamoci questo primo fatto fondamentale, avere la forza. Avere la forza, perché se non abbiamo la forza, allora c'era prima chi parlava della mano, lui, Gigi parlava della mano, no? Allora dice la mano è, come hai detto, è tipologicamente, non so, vabbè. Comunque, la mano è vero che è il nostro primo strumento, attenzione. Ma non è il nostro primo strumento solo sotto il profilo di strumento, perché se fosse solo questo saremmo un passo avanti, molto avanti. Purtroppo la mano è il nostro primo strumento metodologico, cioè noi senza mano non siamo nessuno, non siamo niente. Noi abbiamo una cosa molto importante che si chiama sistema metrico decimale. Conoscete il sistema metrico decimale? Quello che va da 1 a 10, eh? No, perché non è detto che lo sappiate. Quello lo sapete, ma nessuno lo ci ha fatto pensare. Il sistema metrico decimale, chi ve l'ha insegnato? Ah, vostra madre, o no? Non credo che siete dovuti andare a scuola per impararlo. Sì o no? Quando siete andati a scuola già lo sapevate che si contava fino a 10, poi 11, 12. Le tabelline che ve l'ho insegnato. Allora, il sistema metrico decimale a vostra madre e alle madri di tutte le madri, chi gliel'ha insegnato? La mano, perché la mano ce n'ha 10 dita, non ce n'ha 12. C'era un poveraccio che ho conosciuto io in un ristorante che faceva il cameriere e c'era 12 dita. Ma a parte, era un buon cameriere. Ma niente di più, va bene? Allora, normalmente le persone hanno 10 dita e su questa base di 10 dita hanno inventato tutta la loro cultura, quindi la mano non è solo quella che ti serve per ammazzare il tuo nemico, anche e soprattutto, fino a che i nostri genitori
non decideranno di farla finita con le cazzate che ci inventano tutti i giorni. E chi? Quindi ciascuno di voi, per cambiare questo mondo, deve fare una sola cosa: tornare a casa e fare capire ai propri genitori che le cazzate se le sono inventate, adesso basta. Adesso per voi cominciate con i vostri figli a dire la verità, a esercitare la verità su di loro, perché solo attraverso la verità voi potete fare un uomo libero con gli strumenti che ha, altrimenti userà questi strumenti solo per avere il maggiore vantaggio. E il maggiore vantaggio non è mai quello che noi pensiamo che possa essere, ma è un vantaggio negativo, un vantaggio assassino. Scusate se mi fermo così, io non è che sia, anzi sono abbastanza contento di essere arrivato alla mia età con un margine di libertà di poter essere qui a dire queste cose che naturalmente quando le sapranno mi cacceranno, però non mi hanno cacciato. Grazie. Anche per la sua opera continua, sia accademica sia professionale, alla ricerca proprio della salvaguardia di quei valori fondamentali per un'affermazione vera della dignità umana. Nel ringraziarlo appunto passo la parola a lui e ascoltiamo la sua parola. Grazie, buonasera a tutti. Non voglio tediarvi, volevo agganciarmi alcuni concetti che il professor Bruno ha poco fa enunciato e che mi hanno aperto tante finestre. Dal mio punto di vista psicologico e pedagogico mi chiedevo appunto che forse bisogna aprire una riflessione sulla pedagogia del conflitto e sulla pedagogia della mediazione. Nel senso che in genere la parola conflitto fa paura, quindi viene scartata già da nell'infanzia, no? Non bisogna confliggere, non bisogna litigare, non bisogna evitare il conflitto. Cioè, in fondo, si ingenera la paura del conflitto, mentre il conflitto, come ci ha detto il professor Bruno, fa parte della vita. Pensavo appunto, quando parlava Bruno, al fatto che noi viviamo esistenzialmente nel conflitto. Si parla di vita e morte che sono in continuo conflitto, vita e morte, eterno duello. Si parla, il professor Bruno ha parlato di libertà, i grandi codici ci parlano di conflitti. Pensiamo alla Bibbia che nel suo esordio parla di Caino e Abele, inizia con un conflitto, inizia con un fratricidio. Quindi e prima ancora del fratricidio parla di quello che è un conflitto, secondo me, che dentro di noi, che fa parte della nostra esistenza, un conflitto trascendente. La Bibbia lo pone come conflitto fra Dio e l'uomo, no? Il paradiso terrestre, il grande conflitto della libertà. Noi possiamo porlo come grande conflitto interno a noi, fra le scelte che dobbiamo operare per la libertà, fra le scelte che dobbiamo operare fra il bene e il male. Quindi il conflitto ci accompagna, ci fa parte di noi, e un'educazione al conflitto secondo me è fondamentale, perché sfuggire davanti al conflitto vuol dire non concludere nulla, come diceva il professor Bruno, non aprirsi neanche al tentativo di mediazione, ma vuol dire cronicizzare il conflitto, quindi fare in modo che tutto diventi inestricabile. Ora, se noi pensiamo adesso a esempi molto banali, il bullismo, si parla molto di bullismo. L'altro giorno ho assistito, come ero
presidente di una tesi e un candidato ha portato in scienza dell'educazione una tesi sul bullismo, dove aveva elaborato un progetto di mediazione del bullismo rifacendosi al libro Cuore, al personaggio Franti. Ve lo ricordate il personaggio Franti? Ecco. Allora, questo tanto per rammemorare che le cronache di cui parliamo oggi non sono cronache nuove, sono cronache antiche. E oggi si chiamano bullismo, prima si chiamava dispetti, non si chiamava, bravo, non si chiamava, si menava e basta, non si chiamava. Anche perché prima c'era un contesto, un contorno sociale ed educativo capace di spiegare, contenere e in fondo mediare quella situazione. Mi ha colpito molto quando Bruno ha parlato di forza. Effettivamente ci vuole forza, ragione, secondo me il conflitto è l'apoteosi della forza. Il conflitto sta alla morte, con la mediazione sta alla pace, quindi ci vuole tanta, tanta forza. Se andiamo ad analizzare dal punto di vista pedagogico i personaggi del pacifismo e della non violenza, vediamo che sono personaggi altamente forti, non sono per niente deboli, non hanno portato avanti una mediazione strisciante, succube, ma hanno portato avanti una lotta. Una lotta, magari 30 anni di lotta in carcere come Nelson Mandela, una sfida continua. Quindi pedagogia del conflitto, pedagogia direi alla sfida, non per distruggere l'altro, a meno che, come diceva Bruno, lo vuoi distruggere, devi distruggere, ma una sfida per trovare, come dire, la chiave di volta, la chiave di lettura per saper leggere quel conflitto e quindi saperne uscire, perché molte volte tanti conflitti dal punto di vista educativo non si risolvono perché ci si costruisce sopra, non li si interpreta, ci si sta dentro. Avete presente quel bel film Carnage? Carnage è un film impietoso dove mette a confronto due coppie di genitori che vanno a trovarsi a casa perché uno dei due ha fatto male il figlio dell'altro. Quello che dovrà diventare un atto di chiarimento, bravo, visto degli sguardi, un atto di chiarimento e un atto di mediazione diventa uno scannarsi a vicenda, perché non si vuole superare il conflitto, lo si vuole cavalcare e quindi non c'è una pedagogia, un'educazione al conflitto, quindi a capire cosa ha fatto scattare e cosa può fare ritornare, non ritornare indietro, comunque fare disinnescare quella mina che è quel conflitto lì. Però parte appunto, secondo me, da radici antiche, da radici che sono dentro l'uomo, il conflitto è dentro di noi, fa parte della nostra vita, la malattia è conflitto, la farmacopea è un tentativo di mediazione. La guarigione certe volte è soluzione, ma certe volte. Grazie. Osservazioni, domande? Qualche uditore vuole intervenire? Chiedere qualcosa? Fare qualche domanda. Sono domande solo qui. Bravo. Ancora più in conflitto, sì. Nessuna domanda? Allora, professor Bruno, volevo chiedere, ma l'essenza allora della mediazione, qual è? L'essenza della mediazione è una sola, è la libertà per la libertà. Allora, ciascuno di noi è un uomo che ha determinati attributi di uomo che adesso io non vi voglio spiegare, ma che ciascuno di noi ce li ha al momento della nascita, anche se non ne è cosciente. E l'attributo principale di quest'uomo si chiama dignità. Lo sapete cos'è la dignità?
Lo sapete o no? Dite, alzate la mano. Dignità. Dignità significa essere degni di qualche cosa. Secondo voi di che cosa è degno l'uomo? Del fatto che uomo, che nasce uomo, siamo noi d'accordo. Quindi c'è una prima dignità di base che riguarda la nostra, che dovremmo ricordare a Salvini, ma purtroppo non c'è, credo che c'è nella sua testa, che esiste una realtà che ci fa tutti uguali, indipendentemente se nasciamo in Africa o chissà dove. Quindi nasciamo come uomini, poi siamo uomini imperfetti perché siamo totalmente ciechi, totalmente immobili, non ci possiamo muovere, malati di qua, malati di là, non ha importanza. L'importante è che siamo nati, quindi abbiamo questa prima dignità. Va bene? Allora, questa prima dignità si associa ad una cosa importantissima, che è l'esempio principale di quello che ci costituisce. E cioè questo esempio è la libertà. Libertà. Ora, libertà non significa, attenzione, quello che mi pare. A un certo momento in poi significherà anche questo. Però libertà in quel momento significa capacità di questo organismo che è nato di eseguire un criterio di omeostasi che lo porta a crescere e a diventare appunto un uomo completo. Per diventare un uomo completo c'è bisogno di una formazione che noi sappiamo continuerà a venire anche nel nuovo ambiente. La nascita è solo un momento, cioè noi le abbiamo dato un grande privilegio alla nascita perché ce la ricordiamo, ma in realtà non è altro che un passaggio da un ambiente, che è l'ambiente chiuso in cui la madre faceva tutto per noi, e all'ambiente libero, aperto, dove noi dobbiamo liberamente continuare a farci. E così succede, quindi per 3 anni succede questo. Allora, questa libertà che noi possiamo in qualche modo misurare dopo i 3 anni è l'elemento fondamentale. L'elemento fondamentale, quindi se noi siamo uomini liberi possiamo anche mediare, dobbiamo mediare. Anzi, dobbiamo mediare tutto, proprio perché tutto nasce come conflitto, si presenta come conflitto. Ma il vero superamento del conflitto è la mediazione, non è quello che ho detto prima, cioè di ammazzare la forza. Ammazziamo la forza e la soluzione che ci propongono i nostri genitori quando ci cominciano a raccontare cazzate, cioè subito, appena nato. Allora, noi dobbiamo liberarci di queste cazzate ed essere liberi. Se siamo liberi, noi abbiamo tutti gli strumenti per poter superare qualunque conflitto. Lo possiamo superare perché siamo due esseri liberi che arrivano al confronto fra loro. Oh, attenzione, due esseri liberi si possono anche menare, come i ragazzini. Voi sapete che i ragazzini tra i 3 e gli 8 anni, e soprattutto se maschi, sentono questa forza in loro, questa aggressività, e la agiscono giocando, ma giocano a fare lotta. Questa lotta non serve per uccidere l'avversario, ma serve per vincere. Allora, la vittoria è una parte fondamentale del conflitto che si può ottenere anche attraverso la mediazione. La mediazione può significare anche lotta, va bene?
purché se noi togliamo dalla lotta tutte le valenze distruttive. Le valenze distruttive fanno parte di un significato che non è il significato della nostra libertà e della nostra mediazione. Chiaro? Un'altra domanda. Io lo chiedo invece per quanto riguarda la libertà come autodeterminazione. La libertà come autodeterminazione nasce dal fatto che appunto ci sia una determinazione che sia auto. Perché sia auto questa determinazione? È necessario che questo bambino sia cresciuto in modo libero. Perché se è cresciuto in modo libero allora è auto, altrimenti non lo è auto. Se per esempio quando tu avevi 4-5 anni, no? E chiudevi gli occhi e pensavi che volevi diventare, che so io, ufficiale di cavalleria, no? Per poter andare a cavallo, per poter fare. Oh, e questa cosa era nata dentro di te, cioè nessuno te l'aveva detta, se non i film che avevi visto, delle storie che ti hanno raccontato e così via. Bene, e questa era la tua auto, va bene? Però questa auto, andando avanti, 3 anni dopo, diventa che te ne freghi del cavallo, te ne freghi tante altre cose, e l'unica cosa che ancora ti senti da fare è quella di iscriverti all'esercito in qualche modo. Quindi vai all'esercito dove farai il soldato semplice di qualunque arma e tu sei convinto di aver fatto la tua autodeterminazione, invece non hai fatto un cacchio, perché hai tralasciato e praticamente distrutto l'unica cosa in cui avevi evidentemente un talento, una volontà che non è stata sufficientemente organizzata. Capito? Quindi io sono d'accordo con l'autodeterminazione, ma l'autodeterminazione deve essere auto e purtroppo non è mai auto. Questo è il guaio. Posso rispondere a questa volta? Certo. Queste due domande. Volevo intervenire un attimo su queste due questioni con una risposta sola, diciamo così. Si dice la libertà di muovere il tuo braccio finisce dove comincia il mio mento, no? Quindi che cosa significa tecnicamente? Significa questo: quando noi entriamo in una stanza o in un sistema di relazioni sociali, la stessa cosa, noi pensiamo di agire in uno spazio vuoto, cioè muovo il mio braccio fino a che non incontro il tuo mento. In realtà lo spazio che abbiamo attorno a noi non è vuoto, è pieno di relazioni. E noi...